Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È davvero un piacere, amici di Radio Bruno, avere qui con noi Daniele Silvestri. Tutto mio. Allora, il pezzo è meraviglioso. Grazie. C'è un'alchimia unica con questo rapper romano Rancore, ed è proprio una canzone di denuncia, insomma, dal punto di vista però di un ragazzo molto giovane. Canti come se interpretassi un adolescente. Sì, il che da un punto di vista visivo non mi riesce benissimo, però da un punto di vista emotivo spero di sì. Lo faccio in quanto genitore di adolescenti e quindi non è stato così impossibile. Il tentativo era quello però non solo di dare voce appunto a un sedicenne in senso stretto, ma cercare di aprire uno squarcio sulla parte più scura dell'animo di un adolescente di oggi, perché l'ho vista quel buio che può esserci e mi ha spaventato da genitore, e l'ho visto ovviamente non solo nei miei figli, l'ho visto intorno a loro. E mi sono anche reso conto di non avere armi contro quel vuoto, quella fiamma che si spenge, no? L'argento vivo di cui parlo, che è la fiamma che è dentro ognuno di noi, ma soprattutto quando si è ragazzini dovrebbe essere la cosa più viva, e vedere la possibilità che si spenga è un delitto, per cui cerco di far provare quello stesso angoscia che ho provato io, ma solo perché credo che serva ad affrontarlo. Tutto qua, e l'ho fatto facendomi aiutare da qualcun altro, condividendo la responsabilità con un'altra penna notevole, perché Rancore sì, è un rapper da battaglie di freestyle strepitoso peraltro da questo punto di vista, ma è anche uno scrittore sopraffino. So che la canzone è nata attraverso un post di Facebook, stavi ultimando l'album, sì. Però hai chiesto a tutte le persone che ti seguono: mi date degli spunti, insomma, per una canzone nuova, e è andato quella giusta proprio per Sanremo. Sì, forse sarebbe andato lo stesso per quello che ti stavo raccontando prima, però quello mi ha ulteriormente indirizzato, perché sì, mi hanno scritto, mi hanno risposto in tantissimi, anche con risposte molto divertenti e molto improbabili, però c'era una richiesta prevalente nell'affrontare il tema delle nuove generazioni, anche se molti mi chiedevano di farlo come se avessi io da insegnare qualcosa o da spiegare qualcosa o da rivelare chissà quali verità. E invece appunto mi sono reso conto che la strada secondo me più sensata era fare l'opposto, far parlare loro senza contraddittorio, senza dire il mio punto di vista da adulto o da genitore, ma invece con la crudezza di quel pensiero scuro. Venerdì ci sarà con te sul palco Manuel Agnelli, che c'era comunque, nel senso che la canzone nella sua forma completa, quella che sarà sull'album, prevedeva già la partecipazione di Manuel. Nemmeno la partecipazione, è uno degli elementi essenziali del racconto. Qui lo potremo fare solo venerdì, ma anche per una questione di durata, perché il brano nella sua interezza è un brano abbastanza lungo, però venerdì avremo modo di farlo, e completa credo il racconto, perché anche Manuel, al di là del personaggio Manuel Agnelli, che magari è più evidente, più noto a tutti, però l'animo di Manuel quando canta in un certo modo mi interessava, e il suo essere a sua volta genitore di una figlia quindicenne. Quando abbiamo parlato con Manuel molto prima di sapere di Sanremo, il discorso era questo, era aiutami a raccontare questa storia e a metterci dentro il lato femminile in qualche modo, e lui ha scritto dopo aver parlato a lungo con sua figlia peraltro, quindi ci si è messo dentro nella maniera giusta. Bellissimo. Facendo un rapido conto, siamo al sesto tuo Sanremo. Ma com'è l'emozione? È vero che la prima volta si va quasi a livello, quasi inconsciamente, e poi cresce sempre di più. Sì, è vero, sì. Poi però ridiminuisce negli anni. Il mio primo Sanremo, quando lo riguardo ogni tanto mi capita di guardare sto ragazzino con i cartelli in mano che cantava l'uomo col megafono, penso che ci fosse una sfacciataggine che solo l'età può giustificare. Non so se avrei lo stesso tipo di sfrontatezza oggi. Dopodiché negli anni sì, l'ansia è anche un po' aumentata, poi dipende, perché ci sono state, io ho sempre fatto passare parecchi anni e mezzo e mi sono trovato in Sanremi molto diversi fra loro. La gestione Pippo Baudo era una cosa, quella Fabio Fazzi un'altra, questa di Claudio è ancora un'altra ancora, e anche quello contribuisce a creare un'atmosfera più o meno semplice. Quest'anno secondo me c'è una discreta agitazione, però c'è anche molta, molta sostanza, e questo aiuta secondo me.
Io ci arrivo un po' da veterano effettivamente, mi fa un po' impressione anche a me dire che è la sesta volta che vengo, però diciamo queste ultime due, contando l'ultima con la bocca chiusa nel 2013, tendo a sentirmi abbastanza a casa, confesso, quindi non credo di essere divorato dall'ansia. Prima di salutarti, a proposito di casa, questo pezzo l'hai fatto sentire appena ultimato ai tuoi figli, aspettavi il loro giudizio? Lo aspettavo, ma pronto a tutto. I miei figli sono giustamente particolarmente poco interessati a farmi dei complimenti gratuiti, quindi quando non gli piacciono le cose me lo dicono molto, molto chiaramente, hanno i loro gusti, a parte che sono molto diversi fra loro. Però sì, in questo caso ovviamente ci tenevo, l'ho fatta sentire prima di finirla, quando avevo cominciato a scrivere, per capire che reazione avevano, e malgrado siano appunto molto diversi fra loro, uno il più grande, un parco di parole in tutti i sensi, e invece l'altro è un fiume in piena, però credo aver capito che erano tutti e due abbastanza contenti, con un vago dubbio che gli frullava nella testa, e cioè: ma se hai capito così bene come stiamo, perché poi da genitore invece ci rompi le scatole con tutt'altre opinioni? Ma questo è inevitabile che sia così. Bene, sarà bellissimo soprattutto per i genitori capire un po' di più, insomma, questo aspetto dei giovani, quindi non vediamo davvero l'ora di vederti sul palco dell'Ariston. Grazie, grazie mille a Daniele Silvestri. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo, in collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.